dimensione delle cose. Buonasera. Buonasera da Rossella Magrete. Una puntata speciale di Punk, una puntata dal vivo con il pubblico del Festival di Rai 3, con il pubblico che ci ascolta la radio, che segue la ripresa video sul nostro sito Rai Play Radio oppure ci ascolta in podcast. È la 13ª puntata di un ciclo di Punk, cominciato a febbraio e andremo avanti fino al 29 di giugno, dedicato naturalmente ai 500 anni di Leonardo da Vinci. Il titolo del ciclo è Il modo, il caso di ogni vita, e tutte le puntate naturalmente le trovate scaricabili sul nostro sito. E a Milano è dedicata anche la festa quest'anno di Radio 3, il tema vita è realtà e immaginazione. Chi ha seguito da venerdì sa che abbiamo aperto parlando di Leonardo da Vinci con Antonio Forcellino e Marco Malvaldi, e Leonardo è tornato anche questa mattina protagonista di tutta l'umanità ne parla. Oggi noi, qui, in questo momento, racconteremo una sorta di Leonardo chilometro zero, perché partiremo proprio da qui, partiremo da Cesena, dalla terra di Romagna, perché Leonardo da Vinci nel 1502, poi i nostri ospiti lavoreranno meglio di me con le date, e comincia un viaggio, parte da Urbino, arriva a Pesaro, Rimini, arriva qui a Cesena, capitale del Ducato di Romagna, Cesenatico, Faenza e Imola, chiamato da Cesare Borgia. Per fare cosa? E che cosa ha veramente fatto Leonardo in Romagna? E poi perché nella storia degli studiosi di Leonardo, nella storiografia leonardesca, questo viaggio in qualche modo non viene citato, quasi censurato. Beh, di questo parleremo con Vittorio Marchi. Intanto buonasera. Presentato in tanti modi, storico della tecnologia, le va bene, dal Politecnico di Torino, tra l'altro lui sarà uno dei protagonisti del gran finale domani alle 12.50, quindi della festa di Radio 3 parlerete di invenzioni, mentre lei le disse anche in rima le invenzioni. Sì. Cose di casa, invenzioni di casa, insomma, questo è il gran finale con Marino Sinibaldi. E poi con noi Davide Gnoda. Davide Gnoda è il direttore del Museo della Marineria di Cesenatico, un posto meraviglioso, l'ho visto per la prima volta giovedì sera, dove c'è materiale galleggiante, Davide Gnoda, e materiale navigante, sì. Che si guarda, si gira e si naviga. Esattamente. Almeno non ha fatto navigare, però insomma si naviga. Ma navigiamo. In estate, naturalmente. Davide Gnoda ha pubblicato un libro che è diciamo, un po' il nostro personale filo rosso in questa mezz'ora che passeremo insieme, che si chiama Sulle tracce di Leonardo, il viaggio in Romagna per Cesare Borgia, edizioni Minerva. E quindi un po' lo prenderemo, è il nostro testo di riferimento. Allora, Vittorio Marchi, se vorrei cominciare da lei. Sì. Vorrei idealmente prendere il Lascia passare che Luca Valentino, tremendo Cesare Borgia, rilasciò a Leonardo da Vinci, nel quale mi pare sia abbastanza chiaro il motivo per cui viene rilasciato, perché in questa patente c'è scritto architetto et ingegnere generale, poi si dice anche prestantissimo et dilettissimo familiare, quindi insomma andavano d'accordo. Ora, non lo chiama perché è un pittore, non lo chiama perché è un artista, era già stato naturalmente Leonardo alla corte di Ludovico il Moro, e in quell'occasione si era presentato con Ludovico il Moro con una lettera celeberrima in cui lui si presenta come ingegnere bravo in pace e in guerra. In pace e in guerra sa far tutto. Beh, fa molto contemporaneo, insomma, altro che ciò si leader. Sapeva promuovere bene, diciamo. Ecco. È un ingegnere che a differenza di altri ingegneri, anche dell'epoca, che sì, facevano le cose ben fatte, ma poi non avevano quella capacità di promozione di se stesso. E certamente Leonardo sa vendere la sua persona, la sua personalità nel mondo. Forse perché non nasce in una bottega di artigiani che fanno le cose, di carpentieri o di fabbri, eccetera, eccetera, ma nasce in una bottega di Verrocchi, dove l'immagine, noi siamo nella società dell'immagine oggi, ma già allora l'immagine serviva per vendere bene il prodotto e in primis anche la bocca.
Quindi è un innovatore la in questo senso, sì, è un innovatore, è una delle cose che forse ci fa più stupire, perché in altri casi altri scienziati, altri ingegneri non si muovono così in questa maniera. Lo troveremo poi soltanto alla fine del Settecento, questa promozione anche a livello di immagine di quella che può essere la persona e la professionalità di un ingegnere, saranno gli ultimi ideali di macchine a fare questo. Ma ritorniamo a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci si presenta al Borgia probabilmente promettendo qualche cosa. Ecco, questo rimane un mistero, ma proprio perché probabilmente è un segreto militare, era qualcosa che era coperto da una necessità di riservatezza, hanno aggiunto praticamente tutto. Ma anche se fosse stato un segreto, se fosse stata una bugia, a noi non sarebbe venuto nulla. E certo, ma è questo, come dicevo, è il paradosso del bugiardo, il paradosso del bugiardo, che dica la verità, che dica una persona, se poi non ci sono altre prove, noi non siamo in grado di dire assolutamente niente. Certamente dobbiamo ricordare che in questo periodo, facendo un salto un po' indietro, arrivando alla metà del 400, quando poi nel 453 Costantinopoli cade sotto le truppe di Maometto II, anche in quel caso cominciano a circolare proprio in questa zona, nella zona di Rimini, voci intorno al famoso primo manoscritto di Roberto Valturio, che probabilmente qualcuno dice era stato trafugato, era stato venduto. Valturio era un ingegnere a Chiusi. Valturio era non era esattamente un ingegnere, era un segretario di Simoto Padolfo Malatesta, che però si dilettava anche delle innovazioni del tempo. Poi dopo, quando Candido di Costantinopoli cade nel 55 in poi, due anni dopo, ovviamente il segreto non è più un segreto e si comincia a diffondere i manoscritti, tutti i grandi signori vogliono avere una copia, e poi diventa proprio il Dere Militari di Valturio un bestseller del tempo, tradotto dal latino in francese e poi anche in italiano. Quindi insomma era un momento, un momento. Adesso ci ritorniamo su questo tema del perché con Cesare Borgia, no? Chiama e ha bisogno, oltre di chiamare ha bisogno di uno come Leonardo. Questo è un po' un'anteprima che lei ci fa. Le volevo soltanto chiedere, prima di ritornare su questo discorso, ma era un ingegnere tipico Leonardo? Era un ingegnere un po' strano. Ma rispetto al passato o rispetto all'oggi? Lei è un ingegnere, quindi può parlare liberamente. La stranezza di Leonardo è che è un ingegnere che aveva tanta fantasia e forse poca capacità, tranne per esempio nel campo dell'idraulica, dove ha lasciato delle testimonianze non soltanto in questa regione ma anche in Toscana e poi anche a Milano con la conduzione delle acque, con i navigli eccetera. Questo lo sapeva fare bene, questo che sapeva disegnare benissimo, che poi sapesse realizzare le cose che lui sognava di notte non lo so. Io di solito non ho questa passione sfegatata per il genio di Leonardo ingegnere. Io lo paragono piuttosto come un grande sceneggiatore di un film di fantascienza. Un film di fantascienza che magari fra 200 anni gli storici diranno: oh guarda che Luca ha creato quelle fantasmagorie cinematografiche, lui sì che vedeva il futuro, perché Enterprise piuttosto che le grandi astronavi sono una realtà, quindi lui ha visto bene. Era un visionario, insomma ci mancava il visionario. Leonardo, scrittore di fantascienza, disegnatore di fantascienza, un po' ci mancava, perché abbiamo parlato in molti modi, no? Senti, insomma, torniamo a Cesena, da Degnola, su questo viaggio in Romagna, intanto perché nessuno ne parla? Allora c'è Carlo Pedretti che dei grandissimi studiosi di Leonardo, che a un certo punto dice: ma è mai possibile che nessun autore, nessun carteggio, nessuna memoria abbia conservato il ricordo di questo viaggio, come parla Vasari, Machiavelli nemmeno? No, è un disappunto che infatti coglie anche noi contemporanei, e a distanza di 30 anni da quando Pedretti l'ha detto la prima volta rimane valido, nel senso che i biografi di Leonardo non ne parlano, Vasari non dice nulla di questi pochi mesi, che però sono mesi importanti e forse sono anche un po' più di questi pochi mesi. Vediamo intanto quanti pochi mesi, tanto per dare un po' di idea. Le tracce che abbiamo, cioè le date scritte, quel taccuino di appunti di Leonardo, che è il codice L,
partono dal 30 di luglio del 1502 e finiscono a Cesenatico. Poi da altre tracce che abbiamo possiamo immaginare che Leonardo abbia cominciato nei primi mesi del 1502 e abbia terminato il suo servizio abbastanza bruscamente, tra l'altro nei primi mesi tra gennaio e febbraio del 1503. Quindi non arriviamo ad un anno. Non arriviamo ad un anno, però poi se andiamo un pochino dietro le quinte, se andiamo a vedere altre tracce, si può immaginare, questa è una suggestione interessante, che non è appoggiata dei dati prettamente documentari, ma si può immaginare che Leonardo fosse già in un'orbita legata al Valentino, al re di Francia, al Papa stesso, anche un anno prima. Ecco, questo può essere una cosa, una suggestione interessante. Però sono pochi mesi. Sono mesi importanti perché lui sta insieme ad una persona che in quel momento è un po' al centro del mondo politico di quello che accade in Italia. Ma non ne parla nessuno, non ne parlano i biografi. C'è solamente un biografo, l'anonimo italiano, che dice una bellissima frase, e di cui stette con Luca Valenti. Poche cose. Quasi a liquidare una cosa che si voleva proteggere. Ma anche i cronisti locali, che a Cesena, ad esempio, c'è un cronista locale che è Giuliano Fantaguzzi, che molti del pubblico in sala conosceranno, che scrive tantissime cose interessantissime, parla di Luca Valentino, note di colore, parla di un altro ingegnere che stava qua prima di Leonardo, e di Leonardo non dice nulla. Ecco, ma questo perché? Perché qua quelli che vengono dopo forse non volevano proprio associare Leonardo a Cesare Borgia, che non aveva e non ha avuto nella storia una grande fama, però contemporanea. Questo infatti è il mistero di questo pochino lo ma c'è passato dall'Armagna, sì, siamo sicuri. Beh, questo direi proprio di sì. Abbiamo dei dati, abbiamo dei disegni abbastanza belli, anche molto espliciti, due disegni di Cesenatico, sono equivocabili. Ma ecco, questo è un bel tema, perché i contemporanei non ne parlano? Anche perché non era una missione segreta, perché c'è un lascia passare, perché per sua natura è un documento pubblico, deve essere mostrato, fatto vedere. Ecco, dice esplicitamente di lasciare passo libero a Leonardo da Vinci, nominato. Ecco, e mentre invece dopo era un bel problema associare una figura come Leonardo, che è quasi angelicata nella sua genialità, nella sua diversità, ad un personaggio che adesso noi abbiamo ampiamente sdoganato attraverso le fiction su Borgia, attraverso i fumetti e quant'altro. Ma Cesare Borgia, il Luca Valentino, è stato un personaggio che gli storici toccavano veramente con le molle. Anche Luca Beltrami, che all'inizio del Novecento è uno studioso che rimette in ordine tutti i dati, anche biografici, arriva al punto da dire che lascia passare è una cosa che ha fatto Luca Valentino per farsi bello col nome di Leonardo. Quindi era veramente un problema che ora noi non sentiamo più, ma che al tempo c'era. Ma c'è una grande memoria su questo aspetto. Comunque lei ha preso quelle carte, per così dire, sì, e ha studiato questo viaggio in Romagna usando quei due documenti principali, uno è il codice L, lei l'ho appena citato, è uno dei codici, i codici sono collezione di collezionisti che rimettono le carte di Leonardo, oppure sono taccuini, in questo caso è un taccuino, sì. Si trova in Francia, è stato via da Napoleone, lì è rimasto, e poi c'è la lettera, la patente. E questo viaggio, per ricordarcelo bene, parte da Urbino e arriva a Cesenatico. Arriva Cesenatico, però nel codice L ci sono dei disegni che sono riferiti, uno ad esempio probabilmente alla cattedrale di Faenza, anche se diciamo un'attribuzione genericamente accolta, non c'è nulla che esplicitamente dica. Leonardo appunta alcune date, sono interessanti, a Cesenatico appunta addirittura l'ora. Ecco. Però l'ora quindicesima, non sono le tre, ma insomma l'ora quindicesima. Esattamente, l'ora del mattino. E d'accordo. Ecco, quindi è un viaggio che noi possiamo, ecco, è interessante vedere come questi due documenti, il codice L e lascia passare, sono in fondo complementari, perché uno è il documento che in qualche modo dà le motivazioni, perché viene mandato in Romagna, e lascia passare dice che l'ingegnere architetto generale viene a vedere, misurare e bene stimare. Insomma, lo dice molto chiaramente cosa deve fare, dice che gli altri ingegneri devono parlare con lui delle cose da fare, eccetera. E poi abbiamo invece il taccuino, gli appunti di Leonardo, quindi vediamo le tracce di che cosa effettivamente stava facendo, di cosa si interessava, e sono soprattutto rilievi di fortificazioni. Diciamo che subito da Legnola, perché quel tempo corre, diciamo subito che Leonardo in questo viaggio non ha fatto nulla dal punto di vista di progettazione. Aveva veramente poco tempo. No, questo è importante però ricordarlo, no? Sì. Dopo è chiaro che in Romagna Leonardo è diventato un formidabile testimonial, Cesenatico in particolare, che è una
città turistica, chiaramente è importante avere quei disegni di Leonardo, ma in tutta la Romagna è fiorito, Leonardo ha fatto questo, Leonardo ha fatto quest'altro. Il sillogismo è: Leonardo era qui, si interessava di queste cose, vuoi che non abbia fatto questo, quest'altro? Questo è un pochino il tema. In realtà Leonardo, noi abbiamo dei disegni che sono evidentemente degli appunti, perché lui doveva annotare delle cose e poi avrà sicuramente parlato con qualcuno, avrà sicuramente dato dei suggerimenti, però Leonardo arriva, sta qua veramente pochi giorni, ma Leonardo soprattutto non arriva in un terreno vergine, arriva in dei luoghi dove c'è già tutta una sapienza tecnica, ingegneristica, con la quale lui comunque interagisce. Tra cui il porto Cesenatico, il porto Canale, che appunto esisteva già da due secoli. Vittorio Max, torniamo al discorso che lei stava facendo, però perché Cesare Borgia aveva bisogno di Leonardo? Erano tempi di guerra, allora, stava succedendo qualcosa. Faccio qualche ipotesi, non convalidata da nessun documento, ma può essere un'ipotesi per analogia ad altri fatti. Forse Leonardo non aveva una missione progettuale, ma aveva una missione di spionaggio. Di spionaggio. Dobbiamo pensare che tutte le missioni di spionaggio, dal 300 in poi, ma ancora fino alla fine del 700, non lasciano tracce. Non lasciano tracce, se non delle tracce forse, diciamo, mascherate da altre finalità. Adesso mi sto spostando a metà del Settecento, quando Spirito Benedetto Nicolis di Modena fa un viaggio spionistico per le industrie metallurgiche nella Germania, in realtà lui ha un lascia passare, noi ce l'abbiamo questo lascia passare, in cui si dice che lui va per studiare a Freiberg, punto e basta, quindi un semplice studente. E quindi anche se... E nel caso di Leonardo cosa deve allora studiare? Poi noi siamo nel Spirito Benedetto Nicolis di Modena, poi ha avuto la fortuna di avere il tempo, una volta finite tutte le traversie militari, politiche e civili, di mettersi a casa tranquillo e a stilare tutte le sue osservazioni. Probabilmente Leonardo ha fatto delle osservazioni, le ha consegnate, non sappiamo a chi, e questo che ha ricevuto queste informazioni se le è tenute care e non certamente le ha divulgate. Pensiamo che siamo in quel periodo in cui diffusione tra la metà del 400 e l'inizio del 500, l'artiglieria sconvolge la forma delle città, le città abbandonano la città turrita ma si abbassano e la città diventa città stellata con i baluardi, con i bastioni. Il punto di passaggio secondo metà del 400 è quella per esempio delle fortezze di Sassocombano, che non sono ancora città stellate ma hanno già una forma bastionata pronta a ricevere, a sopportare i colpi dell'artiglieria. Probabilmente qualcosa ha detto e ha fatto, ha verificato che certe soluzioni erano state fatte nella maniera giusta, magari di altre avrà dato i suoi consigli per altre revisioni o per altri metodi, come diciamo oggi. Però certamente se erano notizie riservate, riservate sono rimaste. Ed è insomma, questo... se aveva un segreto non lo possiamo sapere. No, non lo possiamo. C'è il paradosso del mentore. E se era, diciamo, una spia, non possiamo sapere. Secondo me, rimaniamo in questo mistero. Viaggiava tranquillamente anche su questo piano. Poi però improvvisamente abbandona da Vignola. La Caligia abbandona Cesare Borgia. Sì, abbandona in un modo... Poi l'improvviso. Sì, è improvviso ed è anche suggestivo. Poi al di là della filologia dei documenti è bello poi anche vedere che cosa può essere accaduto, appunto. E lui abbandona molto rapidamente, lui capisce che la fortuna di Borgia sta cominciando a cadere e probabilmente c'è anche qualcuno che gli dice che ora di mollare Cesare Borgia. Questo qualcuno potrebbe essere proprio il re di Francia, che è la persona che sta nell'ombra, che forse anche, chissà, potrebbe essere proprio lui la persona alla quale Leonardo doveva raccontare qualche cosa. Noi vediamo che Leonardo improvvisamente molla il Valentino, lo ritroviamo a Firenze che va a ritirare del denaro dalla sua banca e quindi sta pagando. No, esatto. Restituisce addirittura dei soldi a Sarai, il famoso Sarai, che gli aveva prestato dei soldi. È strano una persona che sta sedendo. Aspetta, famoso perché noi non siamo bravi. Beh, è un allievo prediletto degli anni più giovanili di Leonardo, quindi in qualche modo sostituito. Quindi lui gli tira dei soldi, restituisce
restituisce dei soldi al suo allievo, uno dei suoi allievi prediletti, quindi non era stato pagato, evidentemente. No, non era stato pagato, e c'è un'altra annotazione curiosa, perché anche Leonardo, anche sì, anche negli scritti di Leonardo, il Duca Valentino ricorre che un paio di volte basta, e c'è una cappa, un mantello che Leonardo annota del Duca Valentino, ma di Sarai, quasi come se Leonardo non volesse indossarla lui quella cappa, la lascia indossare. Quindi ha una cappa che evidentemente gli ha regalato il Duca Valentino, però lui preferisce darla al suo allievo prediletto. Senti Davide Gnola, allora di questo viaggio, allora Cesena era la capitale del Ducato di Romagna, chissà, come il cuore del Ducato di Cesare Borgia, e poi c'è Cesenatico che appunto con il suo porto canale nel codice di uno è una veduta corruccia e l'altro è un rievo, del porto canale. Cesenatico anzitutto si chiamava Porto Cesenatico, perché Cesenatico ha smesso di essere un aggettivo quando è diventato autonoma da Cesena metà dell'Ottocento, quindi era la porta di Cesena aperta sul mare Adriatico, che al tempo era parte integrante del mare Mediterraneo, che era ancora al centro del mondo dal punto di vista della navigazione e dei traffici marittimi, e quindi aveva un'importanza fondamentale per il Duca Valentino, perché dai porti, anche dai porti minori, come adesso siamo portati a considerare porto come Cesenatico, passavano i militari, passavano le truppe, passavano le merci, passavano i pellegrini, passavano i capi di Stato quando si muovevano, e quindi era fondamentale dedicare attenzione al porto di Cesenatico, e quindi l'attenzione di Leonardo è pienamente giustificata. E anche qua Leonardo arriva in un porto che è un porto canale, quindi ha tutta una serie di problematiche di tipo idraulico che però sono state già affrontate, ad esempio nel periodo malatestiano. Il porto canale, per non insabbiarsi, ha necessità di avere un continuo movimento di acqua che viene fatto con le maree, quindi c'è tutta una tecnica che Leonardo conosceva bene. Noi di Cesenatico, di Leonardo, abbiamo due magnifici disegni che, insomma, è già tanto avere questi due disegni, nel codicelle a distanza di una carta non dall'altra. Dicevamo prima, però non abbiamo opere, naturalmente, no. Lei ce l'ha già. Ed è interessante vedere anche come siano complementari, perché una è una visione sintetica, una veduta con l'uccello, si vede il borgo per com'era, l'altra invece è proprio un rilievo, quindi ci sono le quote, sono le misure, c'è l'annotazione del bocco, del porto canale. Quindi evidentemente è un appunto per delle cose che Leonardo probabilmente immaginava. Ora Leonardo, ingegnere idraulico, era una certezza, sapeva il mestiere, lì c'era anche il progetto di collegare Cesena naturalmente all'acqua, al mare, quindi il canale allora era possibile, non era un'opera possibile. È chiarissimo, l'idraulica, la scienza idraulica di Leonardo è forse una degli aspetti più consolidati di quella che era la sua professionalità. Per il resto sappiamo che quando sognava fare l'elicottero piuttosto che l'onda di paracadute erano bei sogni, perché con quel paracadute lui avrebbe potuto paracadutare dal balcone di casa sua e suo gatto e forse si salvava. Ma se avesse perché era un gatto, ma non aveva l'idea dei fattori di scala, non aveva l'idea di tante altre capacità di resistenza da parte dei materiali. Quindi, lasciando l'idraulica, per cui poi sarà di successo ingegnere idraulico consolidato, anche nelle sue osservazioni sul mondo delle acque, che prevederanno poi dopo, più tardi, 100 anni dopo, i lavori di Benedetto Castelli e di altri. Per il resto, per quello che riguarda questo viaggio, io amerei piuttosto ricordare questo evento quasi come il soggetto di una spy story. Cioè, ci fosse qui dietro un buon romanziero della penna di Le Carré o di qualcun altro, forse ci potrebbe ricavare da questi spunti anche qualche idea. Ci sono un paio di appunti che conducono in questa direzione, mi sembrano sono molto interessanti. Sto pensando a scrivere Ma di Leonardo spione, sostanzialmente una spia. Giusto dire che Leonardo faceva il doppio gioco, però un paio di cose che potrebbero suggerire. Ecco, quindi. Davide Gnola, lei nel libro, appunto, ripercorre, utilizzando naturalmente il codicello, utilizzando anche il lasciapassare, che dice delle cose molto precise, lo abbiamo citato, e ripercorre questo dato, meno di un anno.
E poi però conclude il libro invitando tutti noi, è vero che questo viaggio è stato nella storia dello studio di Leonardo sospeso tra realtà e immaginazione, tra fake news e verità, però lei ci invita a usare questo passaggio, questo percorso per scoprire non solo Leonardo, ma quella che era la realtà di quegli anni qui, tecnologica, tecnica, militare, idraulica, di natura naturalmente. Sì, questo credo sia la cosa più interessante, in ogni piccola storia, questo è in fondo la piccola storia, anche se riguarda un personaggio così importante, riguarda pochi mesi in un territorio che non è un grande territorio, è estremamente ricco come la Romagna, pieno di situazioni, in quel momento è un po' al centro della politica italiana, però è interessante vedere come attraverso la figura di Leonardo passano tutta una serie di cose che riguardano la storia più generale, ma è anche interessante vedere cosa ha significato dopo e cosa significa per noi adesso, perché ad esempio per Cesenatico, piccola comunità di pescatori che alla fine dell'Ottocento festeggia due autonomie, perché diventa autonoma da Cesena, che è una città che ha sempre sentito come madre, ma soprattutto come matrigna, che diventa autonoma agli inizi, a metà dell'Ottocento, diciamo. Leonardo è stata un'identità. Assolutamente, poi diventa autonoma anche rispetto allo Stato Pontificio, perché diventa parte del Regno d'Italia, più avanti, e quindi c'è tantissimo entusiasmo, quella classe dirigente di questa piccola località, che però finalmente può finalmente riconoscersi in qualche cosa, e che ha alle spalle solamente una piccola storia di pesca, che poi è una pesca di sussistenza, fondamentalmente. A quel punto ha due persone che diventano invito fondatore, sono Garibaldi, che sente molto vicina sia nel tempo, che Garibaldi è il santo patrono di Cesenatico, Leonardo, ed è significativo, questo viene il luogo simbolo dell'identità cittadina di quegli anni, che è sicuramente il teatro, no? Il teatro che Cesenatico viene fatto nel 1862, e sul sipario del teatro c'è naturalmente Leonardo da Vinci che dà a Cesare Borgia il disegno del Porto Canale. E questo racconta cosa significa per Cesenatico, cioè, Leonardo. Noi abbiamo un minuto e mezzo, credo, due minuti, e voglio fare però una domanda questa volta a Vittorio Marchis, perché tra le tante cose che scrive qui nel codice L, anche di Cesena, per esempio la Malatestiata, splendida biblioteca, non viene citata. Ma Leonardo leggeva? Secondo me molto poco. Amava guardare i film libri con le figure, sappiamo che aveva nella sua collezione, noi abbiamo pochi elenchi espliciti dei libri da lui posseduti, quando lui fa gli inventari, quando si deve trasferire e probabilmente mette l'elenco all'interno di una cassa perché gliela trasportino senza portargli via nulla. Non aveva una grande biblioteca. Ci faccia degli esempi, allora, tre libri che lui aveva. Leon Battista Alberti aveva una copia stampa di Roberto Valturio, aveva qualche libro di poesia, adesso non mi ricordo più bene, una biblioteca non specifica. Però in altri casi lui è interessato dal denaro alle biblioteche che poi nei paesi in cui passa, proprio è curioso, cioè, otto quasi di libri li vuole accaparare, probabilmente appunto è interessato molto alle cose che riguardavano il suo lavoro. Certamente in questo codice L ci sono almeno due assenze che veramente esplodono. La prima è la Malatestiana. E la seconda è il Tempio Malatestiano. Lui annota la fontana che vede in piazza Rimini e non dice niente del Tempio Malatestiano. Questo è veramente strano. Questo è strano, ma può essere inserito sempre in quella visione dei misteri della spy story. Vabbè, Vittorio perché... Marx lo vuole far passare per spione su questo che è spione. Leonardo dedito che... Un certo livello. Vittorio Marchis. Adesso c'è il segnale orario, il giornale radio, e poi alle 19 c'è il concerto delle Lady Bette. Conduce Guido Barbieri, è stato un piacere.